Sabato 9 gennaio. Le notizie del TG Ora, incidente magari indotto da un'aggressione o da un cattivo funzionamento del sistema di sicurezza delle porte o omicidio. Buongiorno, sono queste le ipotesi volta, investigative Mauro, su cui sta lavorando la Procura di Napoli Nord per venire per a capo della morte di Paolo Battistampa, ex-regente di Anzano, il cui cadavere è stato ritrovato ieri pomeriggio a 4 giorni dalla scomparsa ai margini della linea ferroviaria Napoli-Roma, prima della stazione di Casoria. Gli investigatori tendono perciò a escludere la tesi del suicidio. Stiamo provando per ragionare di la famiglia che era in contatto sabato con il 9 gennaio anche Casoria, a Chicco e a proveniente da Napoli, dove aveva trascorso il pomeriggio con la fidanzata quando ha fatto perdere le proprie tracce. Un primo esame sul corpo ha evidenziato ferite e contusioni compatibili con una caduta dal treno. Indagini sono in corso anche su una telefonata anonima che nei giorni scorsi avrebbe annunciato la morte del ragazzo. I carabinieri del comando anche provinciale di Ascoli Piceno hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale su richiesta della locale procura all'esito di un'indagine riguardante un vasto traffico me lo di ricordo droga anche a Verde Valentina sabato 9 gennaio. Nelle province di Ascoli, Teramo e Napoli dall'Interland partenopeo provenivano cocaina ed eroina che venivano poi spacciate nelle altre due province. Trasporto pubblico paralizzato a Napoli da questa mattina per la rivolta dei lavoratori della Samir, la ditta di pulizie dell'ANM, che vanta 5 milioni di euro arretrati non pagati. Servizio sospeso su tutte le linee bus e sulla linea 1 della metropolitana, su tutta la tratta dalle 6 di questa mattina. I dipendenti della Samir hanno bloccato banchine e depositi e i mezzi non sono usciti. Migliaia di persone sono rimaste in attesa in strada alle fermate. Intanto i sindacati hanno indetto lo sciopero per il 29 e il 30 gennaio. L'ex sindaco di Scafati, in provincia di Salerno, Angelo Pasqualino Aliberti, deve andare in carcere, quanto hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione che, accogliendo la richiesta del procuratore generale, hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori. Aliberti è indagato per scambio di voto politico mafioso per le amministrative del 2013 a Scafati e assieme alla moglie Monica Paolino per le regionali del 2015, dove la Paolino fu eletta consigliere regionale. Accolte dalla Suprema Corte anche le richieste di misura cautelare per Luigi Ridosso in carcere e Gennaro Ridosso ai domiciliari. Attualmente entrambi sono in carcere per altri reati. Lo scorso 22 settembre il Tribunale del Riesame di Salerno aveva accolto la richiesta d'arresto della Procura distrettuale antimafia per Aliberti, indagato per violazione della legge elettorale con l'aggravante del metodo mafioso che per scambio elettorale politico mafioso è Luigi e Gennaro Ridosso. La Guardia di Finanza di Salerno, in servizio nello scalo portuale cittadino, ha intensificato i controlli delle merci in entrata e in uscita dal territorio nazionale, sia all'interno del porto che nelle immediate adiacenze. E nell'ambito di due diverse operazioni sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 6 kg di tabacchi privi dei contrassegni di Stato nei confronti di un cittadino di nazionalità algerina, nonché del comandante di una nave mercantile approdata nel porto salernitano. In particolare è emerso che l'ufficiale di nazionalità italiana aveva tentato di eludere i controlli occultando il quantitativo di bionde all'interno di un pacco postale già confezionato per la spedizione. Un cittadino del Mali è stato accoltellato ieri sera da un connazionale nel rione Forcella di Napoli, al culmine di una lite che, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata causata da questione di denaro. La persona ferita, che non è in pericolo di vita, è ricoverata all'ospedale Loreto Mare della città. L'aggressore, invece, è stato bloccato dalla polizia e portato al commissariato Vicaria, dove gli investigatori stanno cercando di accertare l'accaduto. Una cittadella del pane e della legalità in un immobile confiscato al clan di Camorra. È un progetto promosso dall'amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio con l'obiettivo di avviare i giovani a percorsi di formazione nell'arte della panificazione e di sviluppare itinerari artigianali ed enogastronomici che richiamino turisti residenti dei comuni vicini. Sede deputata ad ospitare il progetto è la villa confiscata al clan Morra, circondata da un vasto appezzamento di terreno per la cui riqualificazione e riuso. Il comune ha chiesto un finanziamento di 1.500.000 euro alla Regione Campania. Amici dei Vinici, grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG1.